Bike Show TV. Spelling like Versace rich, Jizzy and Beyonce rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Spelling like Versace rich, Jizzy and Beyonce rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Spelling like Versace rich, Jizzy and Beyonce rich. I'm rich. State of mind, you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too about to go off. The speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going to lie. Siamo alla festa del grande ballo, detto da me Sgasun, perché neanche con le bike gli sto dietro. Una volta l'abbazia di Vertemate, il motore murava e lui mi stava staccando. Ero talmente finito che alla fine sono caduto. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you. Ciao a tutti, Davide è un grande perché ci ha invitato alla sua festa di fan club. Come potete vedere stasera ci sono tantissime persone perché si fa volere bene da tutti quanti e niente, siamo qua a festeggiarlo e insomma godiamoci la serata. Now I'm never slowing down cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. Niente, ciao, siamo appunto qui alla festa di Vallero, è un corridore eccezionale e niente, gli auguro che il prossimo anno sia un anno ottimo. Adesso che siamo alla festa di Davide, per fortuna si riesce a stare a fianco a lui con un po' più di tranquillità, visto che in allenamento è sempre una sofferenza con lui, è il corridore peggiore che puoi trovare in allenamento perché è quello che ti ammazza sempre, quindi almeno questa sera ci avviamo con un po' più di tranquillità, relax e speriamo che il protagonista della festa si stia divertendo. Stay within my lane. Feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain. Buonasera, stasera siamo al Fast Club Davide Ballerini. Qua inquadrato Danilo, se mi segue. Qua inquadrato troviamo il primo direttore sportivo di Davide Ballerini, Augusto Savoldi della GSK Pieghese. Non c'è più GSK Pieghese. Non c'è più, però c'era. Ci può spiegare un po' come ha fatto crescere Ballerini nell'ambito del ciclismo? Non lo so come è cresciuto bene, però nessuno gli dava una bici, io ho detto vado io. Ero sottomosso a pietà, gli ho dato una bicicletta e guardate cosa è diventato. Cos'è diventato secondo lei nell'ambito di cosa può diventare? Speriamo diventi il numero uno. Speriamo sì, veramente. Ringraziamo Augusto Savoldi. Grazie a voi. Buonasera.
stars at your window. No, you can't sleep, you pretend. Adesso intervistatrice numero uno dei ciclisti, vieni qua. Francesca Cazzaniga. Fra! No, no. No, c'è la telecamera. No, 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 ma no, ma no, no. Devo fare? Lei sul mondo del ciclismo sa tutto. Dici, dici. Cosa vi devo dire? Intrattieni. Qualcuno su Davide, dici. Su Davide? Dai, dici. Ma cosa vi devo dire? Ma non imbarazzare. Sei abituata. Su Davide. È un po' imbarazzata, aspettiamo. Su Davide. Ma che su Bike Channel. Ah, Fisia, vieni tu. Va su Bike Channel. Parliamo di Davide. Ah, io ci ho parlato prima di cosa dire di Davide? Io ci ho detto prima la mia. Ti faccio un'intervista. Vai. Allora, Fisia. Devo fare serio? Sì. Adesso. Adesso. Ci fatica. Sei pronto? Impressionato. Allora, Andre, secondo te dove può arrivare Davide Ballerini? Lontano, tanto lontano, cioè, è già arrivato lontano, però secondo me può fare grandi cose. Che cosa possiamo aspettarci da lui dal 2022? Sicuramente una grande stagione, ha già dimostrato di vincere gare importanti e tutti lo aspettiamo sui traguardi che contano. E secondo te Davide in questa squadra ha trovato l'ambiente giusto per poter raggiungere quello che è il suo sogno, quindi un giorno vincere la Paris-Roubaix, che quest'anno magari sarebbe potuto andarci vicino se non ci fosse stata la caduta, reduce anche da un mondiale non fortunatissimo? Sì, purtroppo il mondiale secondo me l'ha condizionato. Ciao, ti rifacciamo. Dai, io ragazzi ero quasi serio. Dai che eravamo seri, stavamo parlando. Fatto 30 secondi di serietà. Siete entrati? Ma che lente. Dai, ci partiamo dalla domanda. Siete entrati nella parte. Questa luce è cieca. Vai. Ciao. Ripartiamo sul mondiale? Partiamo sul mondiale. Allora, secondo te Davide Ballerini in questa squadra ha trovato l'ambiente giusto per poter realizzare il suo sogno, quindi vincere un giorno la Paris-Roubaix? Magari già quest'anno poteva vincerla se non fosse stato un po' sfortunato? Bah, sicuramente il mondiale l'ha condizionato, perché cadere a una settimana dalla Paris-Roubaix, una corsa così dura già di per sé, poi con le condizioni di quest'anno sicuramente non essere al 100% della condizione è un grosso handicap. Secondo me, e gli ho sempre detto, la Quick Step è la Zecchini. Zecchini Quick Step. È la squadra giusta per lui, è uomo da Roubaix, è uomo da Gare del Nord e ci aspettiamo, mi aspetto nel 2022 grandi cose da lui. Ogni quanto viene da te a farsi trattare? Quando è a casa riusciamo a vederci ogni tanto, perché poi tra i miei impegni suoi non è sempre facile, però dai. Adesso pianifichiamo un po' questo inverno con qualche cena, qualche uscita in mountain bike e un po' di divertimento. Poi si penserà a breve al 2022, perché sembra lontano ma ormai siamo alle porte della nuova stagione. Ciao! Oh, scherzi! Samuele Porro è andato alla Cape Epic. È andato alla Cape Epic. Cos'è la Cape Epic? È una corsa in mountain bike. L'hai vista? L'ho vista. Dov'è che è? Dov'è che è? È in Sudafrica, vicino a Cape Town. Quante tappe sono? Sono 7 tappe più il prologo. Raccontaci qualcosa, bello? Sì, è bello, è duro, è un'avventura, è una corsa che si corre in coppia. Però dai. Quante tappe sono? Me l'hai chiesto prima, sono sempre 7 più il prologo, sì. Non mi ricordo. Sono cambiate nel frattempo. Ma com'è? Caldo? Com'è? Dura? Quest'anno non era caldo perché era fine stagione, mentre solitamente sì, è una corsa molto calda. Però dai, è molto famosa per la sabbia e per le condizioni un po' estreme in cui si corre. Adesso prossimi obiettivi? Adesso ci si riposa, si riprogramma la prossima stagione e mi hanno detto che anche te fai mountain bike un altro anno. Sì, faccio mountain bike un altro anno, quindi mi toccherà allenarmi ancora. Perché poi è bello che si rinizia anche con la Cape Epic un altro anno. Ah sì? Sì, perché sapevo. Quest'anno era per il Covid a fine stagione, però solitamente a marzo inizio stagione. Vabbè, adesso ci riprendiamo. No, adesso vado in vacanza e poi inizio metà novembre e si rinizia. Tu vai in vacanza? Dai. No, io non vado in vacanza. Peccato. Io andrò in vacanza e poi si rinizia. Fai bene. Buona vacanza. Alla prossima. Ciao. Vado? Siamo in onda?
Buonasera, questa sera siamo al, come si chiama, siamo un ristorante a Cantù e in presenza con Davide Ballerini, professionista della Deconic Step. E volevamo chiedere a Davide com'è andata l'annata. Ma senz'altro poteva andare meglio, ma di sicuro abbiamo portato dietro un grande bagaglio per l'anno prossimo e vediamo cosa riusciamo a fare. Molto bene, abbiamo notato dei risultati ottenuti quest'anno, vi sei andato veramente forte, ma sapevamo già delle tue buonissime doti. Cosa gli aspetti per l'anno prossimo? L'anno prossimo, come sempre, di migliorare sempre più possibile, imparare più possibile e vediamo, cerchiamo di ritagliarci qualche soddisfazione. Siamo tutti qua per te, crediamo veramente in te, sei veramente forte, bravo. Grazie, vi ringrazio tutti, è una fantastica serata e vi voglio sulle strade a tifarmi. Sarà fatto, buona serata. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.